Buongiorno a tutti. È qui con noi Enrico Bottero, che ha recentemente pubblicato il libro Pedagogia cooperativa, le pratiche Freinet per la scuola di oggi. Un testo che ho letto con piacere e che ritengo prezioso per chi si occupa di scuola e di educazione. È a partire da questo testo che proporremo al professore Bottero alcuni quesiti che ci sembrano importanti sull'insegnamento e sull'educazione e sul senso del fare scuola oggi. Allora Enrico, cominciamo subito con la prima domanda che volevo fare. Nel tuo libro emerge una disamina molto critica della cosiddetta pedagogia tradizionale, un approccio trasmissivo e dirigistico che andrebbe sostituito da una pedagogia più capace di coinvolgere attivamente gli alunni nel processo di apprendimento. Ma quali sono i limiti principali, a tuo avviso, dell'approccio pedagogico-didattico tradizionale che viene utilizzato nella scuola ancora oggi? Ma il limite principale è quello di non sapere che si tratta di una pedagogia. Per molti insegnanti, insegnare significa fare lezione, dare dei compiti, dare dei voti, trasmettere saperi, formali secondo un programma definito a priori e di fatto imposto agli allievi. Questo modello, che per molti è la scuola in quanto tale, in realtà non è così antico. Nasce e viene generalizzato nella metà dell'Ottocento, nelle scuole nazionali, nelle nascenti scuole nazionali, tra cui anche quella italiana, sul modello dei collegi dei Gesuiti e delle scuole lasaliane, che avevano introdotto questo modello nei secoli precedenti per scopi sostanzialmente di alfabetizzazione religiosa, possiamo dire, no? Cioè di fidelizzazione dei credenti in un'epoca di forti conflitti religiosi con la Riforma. Questo modello, però, ha un problema che non lascia fuori molti ragazzi, perché è un modello meramente trasmissivo, non tiene conto dei livelli di apprendimento. Non tiene conto dei punti di partenza dell'allievo e soprattutto è un modello legato ad una scuola precedente, a una scuola puramente gerarchica e di classe. Oggi, nella scuola di massa, noi abbiamo bisogno di perseguire l'apprendimento di tutti e per perseguire l'apprendimento di tutti dobbiamo costruire una pedagogia che parta, che tenga conto dei livelli di apprendimento degli allievi, dei loro desideri, della loro vita, del loro livello cognitivo e del senso percettivo, per avvicinarsi alle conoscenze. Questo modello trasmissivo che produce inevitabilmente esclusione, non ce lo possiamo più permettere. Benissimo, quindi un modello storicamente determinato e anche datato che non risponde a, diciamo, alle sollecitazioni, alle esigenze della società di oggi in modo particolare. Ma veniamo a Philippe Mérier che ha curato la prefazione al libro, ora da te maggiormente citato, nella tua ampia e articolata riflessione sulla pedagogia freinettiana, di fronte alle sfide rivolte alla scuola di oggi. Qual è il contributo specifico più importante che ti sembra che Mérier abbia avuto nella pedago sulla pedagogia di questi ultimi decenni? Cosa pensi di aver imparato di più prezioso a questa rilevante figura di uomo e di studioso? Quando ho incontrato Philippe Mérier, quello che mi ha colpito è che ho trovato in lui le parole per esprimere quello che io già intimamente credevo e pensavo. Lui aveva trovato le parole migliori per dirlo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che Philippe Mérier aveva compreso che la pedagogia, il fare scuola, per esempio, che è una pedagogia, è una situazione ricca di contraddizioni e di tensioni. Dunque,
le tensioni sono quello, per esempio, tra l'educabilità, l'obbligo di educare e cercare di educare tutti, e la libertà dell'allievo, che può anche non voler essere educato, tra un programma definito dall'alto e la necessità di fare i conti con i desideri degli allievi. Queste contraddizioni fanno parte della quotidianità dell'attività educativa e dell'attività dell'insegnante. Quindi quando l'insegnante entra in classe e incontra queste tensioni, non si deve preoccupare pensando di essere un cattivo insegnante, perché questo fa parte della natura dell'azione educativa, così come fa parte della vita. Questa è la ragione per cui Philippe Merieux dice anche che la pedagogia non può essere una scienza, perché dipende molto dalle situazioni di tensione e contraddittorie della vita quotidiana. Questa è la ragione per cui lo stesso Merieux dice che lo studio del nostro patrimonio pedagogico del passato, di quello che hanno fatto i grandi educatori, non solo Freinet, ma anche Montessori, Korjak, Pestalozzi, Cousinet, non è semplicemente un residuo storico, come molti pensano, ma è un modo per incontrare quelle contraddizioni che sono tuttora attuali oggi. Leggendo quei testi, gli insegnanti di oggi possono interrogarsi sui problemi che devono affrontare oggi in classe, confrontarsi con quelle esperienze e cercare di ragionare meglio sulle pratiche da realizzare oggi. Di qui l'importanza della lettura di questo grande patrimonio pedagogico che noi abbiamo soprattutto tra l'Ottocento e il Novecento. Questo è l'uno, non l'unico, dei grandi contributi che ha portato Philippe Merieux. Interessante questa dimensione, diciamo, dialettica e di apertura al principio di contraddizione insito nella stessa attività del fare scuola. E secondo te la scuola deve essere eminentemente cooperativa? E le varie tecniche che sono ispirate al metodo di apprendimento e insegnamento che chiamiamo cooperative learning vanno già, secondo te, in questa direzione o no? Per dirla brevemente, la pedagogia cooperativa non è il cooperative learning, anche se ha in comune alcune cose con il cooperative learning. Ha in comune il fatto che entrambe pensano che si apprende meglio in gruppo che da soli, che l'apprendimento nasce in un contesto relazionale. Entrambi hanno compreso questo, così come entrambe le tradizioni hanno compreso che non basta fare lavorare i ragazzi in gruppo perché apprendano. Questo, il gruppo deve essere organizzato secondo certe regole, perché se non è così si può produrre una deriva produttivista all'interno del gruppo, cioè, per dirla in soldoni, il gruppo di allievi può proporsi per scopo di realizzare un compito distribuendo i compiti tra i diversi membri senza per questo che si arrivi a un apprendimento. Quindi entrambe le modalità, le tecniche hanno dei punti in comune. Ci sono però delle differenze, perché il cooperative learning che viene dalla tradizione anglosassone introduce anche elementi di competitività tra i gruppi, introduce l'elemento dei premi, che non è presente nella pedagogia cooperativa europea. E soprattutto, e questa è la differenza fondamentale, la cooperazione nella pedagogia cooperativa frenetiana, ma anche in quella di Cousinet, non è solo una modalità per apprendere, ma è un modo di vivere la scuola e la società. È qualcosa di molto più ampio che un metodo di apprendimento, è un modo di organizzare il vivere comune. Tutta la classe Freinet è una classe cooperativa governata da regole decise dal gruppo stesso in quel luogo decisionale delle regole che è il consiglio degli allievi.
quello che decidono gli allievi nel consiglio non è semplicemente qualcosa di consultivo, ma ha delle precise conseguenze sull'organizzazione della classe. Questo significa una delega di potere da parte dell'insegnante nei confronti degli allievi. È un cambio molto importante di prospettiva che non è presente, ovviamente, nelle pedagogie di stampo anglosassone, che quando parlano di cooperazione si riferiscono quasi esclusivamente al gruppo di apprendimento. Benissimo. E c'è una dicotomia che un po' emerge nel tuo testo, anzi emerge in modo abbastanza netto, fra scuola servizio e scuola istituzione. Se ne parla più volte nel testo, anche in riferimento alla questione delicatissima della finalità. Rispetto al quale concetto, quello della finalità della scuola, affermi, a mio parere giustamente, che non può essere neutrale. Anche perché lì dove si dichiara una presupposta neutralità, poi si presenta il problema delle finalità nascoste, cioè che agiscono sotto traccia. E mi sembra che sia un punto che, ecco, meriti di essere chiarito. Sì, chiariamo subito. La scuola è anche un servizio, ed è un servizio pubblico in questo caso. Un servizio è anche il supermercato, naturalmente. Poi ci sono i servizi pubblici, come la scuola, come dovrebbero essere, a mio avviso, anche le poste e i sistemi di trasporto pubblico, sono servizi, ma che agiscono in regime di monopolio sostanzialmente, no? Perché lo Stato ritiene che, essendo un servizio essenziale, quel tipo di servizio non può essere soggetto alla concorrenza. La scuola quindi è anche un servizio perché risponde ai bisogni di custodia e di assistenza dei ragazzi che vengono dalle famiglie, ai bisogni di vita degli insegnanti e della comunità che la circonda. Quindi è certamente un servizio. Ma la scuola è solo questo? Allora, se noi andiamo alla Costituzione repubblicana, noi scopriamo nei suoi articoli della prima parte che la scuola in realtà non è solo un servizio. La scuola pubblica risponde a interessi e a principi collettivi della nazione. Quali sono? Io direi prima di tutto quello di universalità. La scuola non può escludere nessuno, è il luogo in cui tutti devono essere accolti, indipendentemente dall'origine etnica, religiosa o dalla loro difficoltà fisiche e materiali. La scuola è il primo momento della società. La scuola non è la famiglia, non è la comunità. Le comunità etniche, religiose sono importanti, la famiglia è importante, ma noi abbiamo bisogno nella nostra società frantumata di imparare a vivere insieme tra diversi, quindi di costruire la società. La società, la polis, come si dice, non nasce, si costruisce, si deve costruire attraverso un processo educativo. Per costruirla bisogna mettere insieme persone diverse, di culture, religioni, idee diverse, e questo può avvenire solo in una scuola che non è frammentata in culture diverse. Per questo, nel momento in cui si introducono filiere privatistiche all'interno della scuola pubblica, come sta accadendo ora, grazie ad alcuni escamotage della autonomia scolastica, io lo trovo profondamente pericoloso. Per dirla in soldoni, non è opportuno che nascano scuole senza zaino, così come non è opportuno che nascano scuole Freinet o scuole Montessori, perché altrimenti introdurremmo principi di comunitarismo, quindi di differenziazione in qualche modo comunitaria, ideologica, culturale all'interno della scuola pubblica. La scuola pubblica non può fare questo, e soprattutto non può essere ridotta ad un servizio privato,
come purtroppo rischia di accadere oggi, con una forte dose di privatizzazione, di concorrenza, che è stata introdotta nella scuola pubblica con l'autonomia scolastica. Senti, il riferimento a Freinet costituisce il cuore dell'approccio laboratoriale, personalizzato. In sintesi, a tuo parere, di cosa siamo debitori ancora, se non soprattutto oggi, questo grande pedagogista? Abbiamo parlato prima della pedagogia tradizionale, abbiamo detto che la pedagogia tradizionale è un sistema coerente che si fonda sull'insegnamento simultaneo e trasmissivo, le classi omogenee per età, i voti e quant'altro. Bene, la pedagogia Freinet è un sistema anch'essa è un sistema. È un sistema quindi che può proporsi come valida alternativa, in quanto sistema, alla pedagogia tradizionale. Perché è un sistema? Perché unisce coerentemente finalità, conoscenze e pratiche. Pratiche coerenti tra di loro, pratiche che tengono conto sia dell'esigenza di tutelare l'individuo, sia dell'esigenza di inserirlo in una collettività. Le pratiche Freinet, le tecniche come lui le chiamava, sono istituzioni formative, perché aiutano i ragazzi a costruire il sapere, ma sono anche sociali, perché lo aiutano a imparare a vivere in una collettività. Questa è la specificità della pedagogia Freinet, tanto più attuale oggi quanto abbiamo bisogno di costruire una società solidale e cooperativa e non frantumata nell'individualismo eccessivo della società attuale. Faccio un'ultima domanda. Un insegnante di scuola primaria che volesse cominciare ad applicare gli strumenti teorici e operativi che nel libro sono presentati, con cosa consiglieresti di cominciare? Ed evitando quali errori tipici? E per quanto riguarda chi volesse applicarli nella secondaria, poniamo di primo grado? Sì, direi che la prima cosa, lo dice lo stesso Freinet, è che bisogna credere in un progetto di scuola che può anche cambiare la società, promuovendo una società e una collettività più solidale e adulti in grado di ragionare con la propria testa e di essere autonomi sia dalle proprie pulsioni primarie sia dai condizionamenti pervasivi della pubblicità. Se si crede in questo, allora si può certamente iniziare, ma come suggerisce Freinet, non prima di avere elaborato materiali e tecniche da mettere a disposizione dei ragazzi. Se si vuole fare il passo troppo lungo della gamba, c'è il rischio perciò del fallimento. Dice Freinet, non lasciate la mani appoggiate al muro se non avete bene appoggiato prima i piedi per terra, che vuol dire preparatevi gradualmente, Per esempio, non pensate di eliminare immediatamente la lezione trasmissiva se siete abituati a quello. Introducete pian piano, per esempio, il testo libero a partire dall'esperienza dei ragazzi e soprattutto quello che seguirà, la corrispondenza interscolastica, cioè dare senso a quello che i ragazzi scrivono facendoli interagire con ragazzi di altre scuole. Un altro punto di partenza molto importante è l'istituzione per vivere insieme di cui parlavo prima, e cioè il consiglio, che nella scuola secondaria può diventare un vero e proprio luogo decisionale. Iniziare subito con il consiglio, riunione, ripeto, è una riunione, un incontro settimanale di tutti gli allievi della classe, gestito dagli allievi stessi con un presidente e un segretario che decide sull'organizzazione della vita della classe, sulla gestione dei conflitti, sulle attività che verranno svolte,
iniziare con il consiglio è anche molto importante, naturalmente non attribuendo subito al consiglio tutti i compiti, perché i ragazzi devono abituarsi pian piano all'autogoverno. Chi non è abituato ad autogovernarsi fa difficoltà all'inizio, e quindi il rischio del caos è dietro l'angolo. E soprattutto, ultima cosa, cooperare tra insegnanti. Non si può organizzare una classe cooperativa di allievi se non si coopera tra adulti. Questo vale nella scuola primaria, ma soprattutto nella scuola secondaria, dove gli insegnanti, il gruppo classe è composto da molti insegnanti che, invece che essere semplicemente un gruppo che lavora separatamente, dovrebbe essere un gruppo che coopera anche nell'organizzazione delle attività. Mi rendo conto che questa è una condizione difficile per la realizzazione di una classe cooperativa, ma è una condizione indispensabile se vogliamo che la scuola sia al servizio dei ragazzi e delle future generazioni e non solo degli adulti che li hanno preceduti. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro incontro. Ringrazio ancora una volta Enrico Bottero per averci dato la possibilità di riflettere insieme in modo così stimolante, direi appassionato, su questi temi. Ricordo che sarà pubblicato entro l'estate, curato e tradotto dallo stesso professore Bottero, il libro La scuola moderna di Celestin Freinet. Grazie ancora. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie Enrico.